Di Firenze sul Ponte alle Grazie, l'ormai tradizionale lancio di una corona in memoria delle 35 vittime fatte dallo straripamento dell'Arno a Firenze nel Val d'Arno. Sentiamo Alberto Severi. Per chi non c'era, le immagini di quel lontano disastro di 48 anni fa sono ormai irrimediabilmente in bianco e nero come la TV di quegli anni. Per chi c'era e soffriva e lottava nel fango, sono invece immagini a colori come quelle regalate lo scorso anno al Museo delle Oblate dal fotografo californiano Joe Blaustein a Firenze in quel tragico 4 novembre del 66. E furono colori del lutto per una decina di famiglie fiorentine altrettante nel Val d'Arno, a Reggello ad esempio, devastato dalla furia della piena. 35 morti in tutto, pochi in rapporto all'entità del disastro grazie alle strade deserte nel giorno della festa delle forze armate, 35 morti dei quali per lunghi anni non fu reso noto nemmeno l'elenco ufficiale della prefettura, portato in luce solo nel 1996 dall'associazione Firenze Promuove del giornalista Franco Mariani, che da allora ogni 4 novembre organizza sul Ponte alle Grazie la cerimonia del lancio in Arno di una corona d'alloro dopo la messa celebrata nel vicino oratorio sul Lungarno. Nel piccolo corteo, col gonfalone, il presidente del consiglio comunale Caterina Vitti e anche la figlia del sindaco dell'alluvione Piero Bargellini, Antonina. Il periodo il babbo, che è stato l'uomo più tenero, più babbo, più meraviglioso del mondo, sparì e noi non lo vedemmo quasi più. Cioè, ormai la sua famiglia era la Firenze, Fiorentini. E poi amici e familiari di quelle vittime quasi dimenticate dalla città, come Silvana e Lina Maggi, sorelle e figlie all'epoca decenne di un muratore di 44 anni, Mario Maggi, che su un camioncino rientrava a Firenze da Pratolino sotto il diluvio. Questo camion, quando furono la curva lassù alle prima arrivare alla lastra, dice il camion o che andeste fuori e che finisse giù un muro, però dicevo trovare un morto. La cosa mi è rimasta molto impressa a me, che si parla di così pochi morti, no? Ma i miei zii che andavano a cercarlo si stancavano da quanti morti avevano visto. Di quei morti, lamenta Mariani, non esiste nemmeno una lapide alla memoria, se non quella apposta nel 2006 in via delle Casine, in ricordo di una delle morti più atroci, quella di un'anziana inferma, Elide Benedetti, ma forse la vittima più nota fu l'operaio dell'acquedotto Carlo Maggiorelli, travolto dalla piena per non aver voluto lasciare il posto di lavoro, e ricordato col lancio nel fiume di un mazzo di fiori del consigliere della Lega Nord Marco Cordone, del comitato dalla parte di Abele. La regia...